qua, immersi nella natura, di fronte a questa chiesa bizantina del 1200 che siamo riusciti a trovare dopo tre tentativi, questo è stato il terzo, e i primi due diciamo fallimentari. Ci troviamo, sì, praticamente come cantava, aspettate mentre parlo vi faccio vedere il panorama, come cantava Mastro Titta, ci saranno 20 case ma ci sono 2000 chiese, che paese, guardate le montagne, ecco, quella è là dietro, e ci troviamo tra Paleocora e Sughia, al sud, che oggi rotoliamo verso sud. Ah no, devo girare qua la... Eccoci. Oggi rotoliamo verso sud dopo Chania, dopo aver trascorso questi 4 giorni a Chania, andiamo a Paleocora, dove ci fermeremo per 2 giorni e sarà una sosta strategica perché qua c'è un ventino. Vediamoci il cartello che c'è il vento. È la Fonissi, che è una delle spiagge, una delle 10 spiagge più belle della, del mondo, e quindi trascorreremo questi 4 giorni tra Paleocora e Sughia. E la buona Rutar ci segnalava questa chiesa perché e all'interno si trovano degli affreschi, quindi vi dicevamo risalente al 1200, molto bella, è una meta che merita sia per la chiesa in sé ma anche per il paesaggio che si può ammirare da qua. Diciamo che non è molto semplice arrivarci perché non è segnalata bene, però la provvidenza che accompagna sempre i viaggiatori e gli andanti ha fatto sì che ci siamo fermati ad una taverna che si trova al paese di Temenia. Per caso, perché in realtà ci eravamo già preparati i panini per oggi, però poi ci siamo guardati, io e Sor Pau, e abbiamo detto this is the place. Abbiamo detto vabbè, intanto affacciamoci. Ci siamo affacciati e c'era la nonnina greca che non spiaccicava una parola di inglese. La raccontiamo dopo. Sì. E ci ha fatto così. Noi ci siamo guardati e abbiamo detto va bene, ok. E quindi ci siamo fermati e abbiamo lasciato che ci ammaliasse con. Ci ha fatto entrare dentro perché ovviamente. Ci ha fatto così. Non parlando inglese, ci ha fatto venite. Non c'era menù, okay. Quindi già che non c'è il menù, in realtà per noi è un valore aggiunto. E ci ha fatto vedere tutto quello che aveva cucinato prima. Ci ha fatto entrare in cucina e aveva 4 pentoloni, tutti col coperchio, e un altro invece che era ricoperto con l'alluminio. Allora ha scoperchiato, ha tolto l'alluminio e dentro c'era una sorta di torta rustica e con verdure, carne e formaggio. Allora abbiamo guardato e abbiamo detto va bene. E il colsè stavamo tostato sopra. Mamma mia. Fatta in casa sicuramente pure la pasta. Dopodiché vicino c'era un'altra, si fa vedere le verdure, un'altra pentola piena di verdure, melanzane, patate, c'erano anche le patate, formaggio, buono quel formaggio, zucchine, cipolle, peperoni, e tutto fatto tipo stufato, quindi verdure stufate. E poi si scoperchia un altro e ci dice castane, e fatto va bene così. Erano castagne immerse, va bene, nell'olio e omnipresente l'olio col peperone e l'aglio. Poco peperone che praticamente gli dava quel colorito rosso, cipolla, aglio che praticamente ci è sciolto in bocca quando l'abbiamo mangiato e basta.
castagne di una morbidezza e di un sapore veramente Anche ci ha fatto vedere un altro insuperabili. che c'è stata la carne dentro e ci ha fatto lamb. Sì, Fatto, sì, va bene, però era piena di troppa carne, carne. però cioè, noi ormai siamo abituati a mangiarla un paio di volte a settimana, cioè qui praticamente te la tirano appresso e non, oggi abbiamo detto no. Però è stata proprio la magia del posto e l'accoglienza della signora che pur non spiaccicando una parola di italiano, spagnolo e inglese chiaramente si è fatta capire e ci ha Tutto soddisfatto il bene. nostro palato. E quindi anche lì taverna di nuovo a conduzione familiare. E alla fine ovviamente sempre ci danno il cocomero. Sì, ah, bravo, questo è un altro elemento che praticamente ovunque andate, a fine pasto, anche se non lo avete ordinato, vi portano il cocomero E qua no, però da solito ci portano pure la sì, e grappa, che il si chiama raghi. arachì. Quindi grappettina dopo per digerire Sì. questo mito per cui praticamente si digerisce no, con la grappa, semplicemente te la bevi e basta. Sì, una cosa che almeno a me piace quando viaggio è quello di avere una sorta di programma di base e quindi strutturare un minimo il viaggio perché altrimenti si perde tempo poi durante il viaggio stesso, però allo stesso tempo essere abbastanza flessibili per poter cambiare, aggiungere, togliere e ristrutturare il viaggio durante il percorso perché si scoprono poi delle splendide sorprese ed è quello che secondo me dà l'accento in più al viaggio stesso. Quindi sì, lasciarsi anche un pochino alla scoperta, lanciarsi anche alla scoperta. E quindi oggi infatti tra l'altro è una giornata di viaggio e abbiamo voluto lasciarcela un pochino libera e avremo un'altra tappa prima di Paleocora però ecco. Penso che possiamo pure andare a Paleocora, l'altro paesino lo possiamo fare pure andare quando andiamo su Gira. Va bene, sì, vediamo un po' adesso come fanno gli orari. Quindi E poi possiamo adesso, continuare anche il nostro aspetta, racconto, aspetta. scusate qua. Adesso siamo, sì, siamo sulle montagne e mo per Paleocora faremo l'ascesa al mare. Spero che sia, sicuramente sarà bello. Sì, come potete sentire ci sono sempre le cicale che ci accompagnano, immancabili, perché poi ci sono diverse zone dell'isola che sono praticamente ricoperte da ulivi e quindi si sente questo suono di sottofondo costante della differenza poi quando le trovi in città, chiaramente la cicala non c'è Per sta. esempio qua c'è sta una cicala della la muta della cicala, vedete? Eccola. Turisti a parole non vi dà solo le parole, ma vi dà anche i fatti, e c'è anche un po' di biologia e di ecologia che ci piace. Poi allora, ci fermiamo qui e poi alla prossima vi raccontiamo gli altri 2 giorni Ah sì. che di viaggio. Yes, sir. Yassas.